dolce e peggior sordo di chi non vuol sentire. È questo l'atteggiamento dei giudei nei confronti di Gesù, che dice apertamente di essere il figlio di Dio. Il rifiuto dei giudei spinge Gesù ad allontanarsi da loro e a cercare altri posti dove potrebbe essere accolto e capito. La parola di Dio di oggi dovrebbe farci riflettere sul nostro modo di ascoltare Dio. Gli affidiamo i nostri problemi, gli facciamo domande importanti per noi, ma vogliamo veramente ascoltare le sue risposte, anche quando ciò che sussurra al nostro cuore è fuori dalla nostra logica umana? Cosa chiedi nella preghiera a Dio? Ascolti con libertà e metti in pratica le ispirazioni che lo Spirito Santo mette nel tuo cuore.